Buonasera amici di Cristiani Today, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Mi trovo a Roma questa sera e sono insieme ad un artista a 360 gradi, perché lui è attore, cantante, ballerino, autore di canzoni, scrittore, artista marziale. Durante la sua carriera artistica ha ricevuto importanti riconoscimenti come il premio Vittorio Gassman per migliore giovane talento teatrale. La medaglia Beato Angelico, addirittura un riconoscimento universale per tutte le arti e gli artisti, pensate, nato dopo l'intuizione del grande San Giovanni Paolo II. Al suo lungo e completo curriculum, che non vi sto qui ad elencare, ha sempre anche affiancato lo studio delle arti marziali. Lo vedremo in un bellissimo film, docufilm, dove incontrerà per la prima volta la figura dell'Arcangelo San Michele. Molti di voi so che sono anche devoti a San Michele Arcangelo. Il film si intitola Michael e lui è Massimiliano Varrese, benvenuto. Ciao a tutti, benvenuti a Piazza San Cosimato in Trastevere. Allora Massimiliano, parlaci di questo film. Tu interpreti un giornalista che ad un certo punto si mette sulle tracce dell'Arcangelo San Michele, no? Sì. Ma diciamo che è un docufilm nato soprattutto come documentario all'inizio, poi come dire, per strane coincidenze, eventi molto molto strani, il film è completamente cambiato e doveva essere appunto proprio di stampo documentaristico, con interviste che questo giornalista che io interpreto andava a fare a diversi esperti di questa figura. Poi durante il c'è mia bambina fuori onda, durante le riprese il film è completamente cambiato. Diciamo che piano piano che lo giravamo io ho preso in mano la regia, per cui è diventato il mio primo lungometraggio da regista, ed è stata un'esperienza fortissima, perché più andavamo avanti con le riprese, sono durate un paio d'anni per le varie coincidenze strane che sono accadute, e più questo giornalista che io interpreto, che viene mandato appunto a intervistare questi personaggi esperti della linea di San Michele Arcangelo, e più diventava, diciamo, di spunto autobiografico, perché ho cominciato a rimettere insieme dei puntini del mio passato sia artistico che personale, e la figura di San Michele Arcangelo era sempre più presente. Che poi il personaggio che tu interpreti è un giornalista che sembra alla continua ricerca di risposte, un po' ti somiglia forse? Sì, diciamo che appunto alla fine si è mischiato un po' il mio personale con quello che è quello del personaggio, che è Mauro. E, diciamo che lui inizia a intervistare da persona scettica. Infatti il docufilm parte con una voce fuori campo appunto del protagonista, che dice: siamo scettici o siamo credenti? E poi dice: forse siamo tutti scettici e credenti. E lui parte appunto da una persona molto scettica, quasi burbera, evidentemente sta vivendo un periodo molto pesante della sua vita, e come tutti quelli che vivono momenti pesanti sono un po' chiusi, un po' rabbiosi, no? Però man mano che va avanti riceve le risposte da questi diversi esperti, tra cui Monsignor Renzo Lavatori, l'angelologo. Tra l'altro, permettimi, conosciamo, abbiamo intervistato ed è un grande esperto di angeli. Diciamo che è una grande figura anche per me adesso personalmente. E appunto il giornalista inizia a ricevere delle risposte per se stesso, che non sono ben definite, ma è come se lo mettessero in risonanza con il suo io più profondo, proprio per capire che forse guardando bene c'è altro oltre l'apparenza. Ecco, il film l'avete girato in vari luoghi sacri che percorrono la linea di San Michele Arcangelo, tra cui siete stati a Monte Sant'Angelo in Puglia, un luogo dove sono stata personalmente io, un luogo direi forse speciale. Tu cosa hai provato quando sei entrato dentro la grotta? Ma diciamo che è una sensazione molto forte. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere da soli. Noi con Ladislao Suchi, appunto il rettore del santuario, e ho avuto la fortuna di stare là dentro in silenzio per qualche ora da solo, e la sensazione è veramente profonda. La mia personale è stata quasi di un ritorno a casa, come se ci fossi già stato, e come se
fossi ritornato a un punto di partenza di un nuovo percorso. È veramente forte, soprattutto la scalinata quando si scende, si sente una spinta che parte da dentro e quasi ti chiama, no? Ma che messaggio vuole dare Michael a chi lo guarda? Ma Michael, più lo montavo e più sentivo che doveva dare, più che una risposta prettamente religiosa, quella che è stato, diciamo, il mio obiettivo da regista, è di dare diversi punti di vista di risposta. E poi chi magari sta vivendo il suo momento, io lo chiamo il momento focale della propria vita, c'è sempre un momento scatenante della propria vita che ti riavvicina alla fede, no? Può essere purtroppo una malattia, una perdita o comunque un momento di crisi personale, e secondo me lascia aperte diverse risposte scientifiche, risposte storiche, risposte religiose. Però chiunque l'ha visto in questo momento, tutti hanno avuto un attimo di commozione, perché hanno sentito dentro di loro qualcosa che si è smosso. E a me bastava questo, nel senso bastava, cioè è un risultato enorme. Volevo anche che si scatenassero dei dibattiti tra gli scettici e i credenti, e così è stato. E questo per me è stato... è un bel momento, perché Michael sta viaggiando da solo. E diciamo che sicuramente il regista dall'alto sta facendo un ottimo lavoro, ecco. Ma tu prima di questo film, diciamo, ti eri mai avvicinato alle realtà angeliche, a questo mondo spirituale? Allora sì, nel senso, io ho scritto anche un romanzo che si chiama L'estate è già finita, dove si parla già di angeli. È un romanzo, anche quello di spunto autobiografico, che risale alla mia... quando vivevo in Toscana, avevo appunto, ero un adolescente, un ragazzino. Si parla appunto di un mio primo approccio alla figura degli angeli, per cui sì, però poi strada facendo questa figura di San Michele Arcangelo mi sono reso conto che era presente, ma non me ne ero accorto. Me ne sono ho cominciato a sentirlo nel momento in cui ho fatto San Francesco d'Assisi in Chiara Francesco, L'amore quello vero, il musical. C'è stato un momento, eravamo in pausa per capire, durante le prove, cioè mancava un punto di collegamento tra una scena e l'altra. Ad un certo punto ero sdraiato in scena e dentro di me sento la mia voce pensiero che dice: fai la preghiera a San Michele Arcangelo. E mi chiedo: ma perché? Eppure avevo studiato diverse cose sulla figura di San Francesco. Poi, chiedendo al capo dei Francescani, mi fa: guarda, San Michele era talmente devoto, cioè San Francesco era talmente devoto a San Michele Arcangelo che per lui era una figura molto molto importante. E da lì ho rimesso una preghiera che avevo fatto in un altro film, che era Fuoco su di me, con Omar Sharif, dove il mio personaggio faceva una preghiera a San Michele Arcangelo, e me ne sono ricordato in quel momento. Per cui ho iniziato a vedere i vari punti in cui era presente. Quindi ad oggi il tuo rapporto con San Michele qual è? Beh, adesso il mio rapporto con San Michele è fortissimo. È quotidiano, nel senso che sento la sua presenza veramente, veramente forte. Poi adesso appunto che abbiamo il compito di portare questo messaggio attraverso questo docufilm, devo dire che più vado avanti e più mi rendo conto della forza di questa figura. È per me molto importante. Hai trovato quindi delle risposte, delle conferme con Michael? Ho trovato, diciamo che Michael era proprio la chiusura del docufilm, il fatto che poi mi sono ritrovato a fare la regia. Era inaspettata, perché io stavo lavorando all'altro film, come quello ripreso dal mio romanzo appunto, come prima regia. È arrivato questo docufilm, dovevo fare solo l'attore, poi si è trasformato nella mia regia, e mentre giravo ho cominciato veramente a rimettere insieme i miei puntini e a chiudere il cerchio. E si è aperto un altro cerchio che sta portando in direzioni veramente, veramente belle. Non vediamo l'ora quindi di vederlo in tutte le sale, no? Di gustarci questo film, di addentrarci nella figura dell'Arcangelo San Michele. Io ti ringrazio di essere stato questa sera con noi, grazie, tanti auguri per tutto, per i tuoi prossimi film.
e ringrazio tutti voi di essere stati con noi. Un saluto da Roma, da Rita e Massimiliano Varrese.